Dear respected Thai, dear noble community, good morning. Caro Thai, cara amata Sangha. This morning we have an opportunity, a session of question and answer. Stamattina abbiamo questa opportunità, questa sessione di domande e risposte. It is a very wonderful opportunity. If we have a question in our heart about the practice, concerning our daily life with the practice or the suffering that we encounter, we have an opportunity to ask one of the Dhamma teachers up here. È una fantastica opportunità di fare una domanda riguardo alla nostra pratica di tutti i giorni ai Dharma teacher che sono qui sul palco. If we have a question, we are invited to come and sit up here. It is a very beautiful view. Se qualcuno ha una domanda, vi invitiamo a venire qui su e sedervi in questa sedia. C'è proprio una bella vista. And a good question doesn't have to be long. Una buona domanda non deve essere lunga. And if we are shy, we can also write the question down and we can bring it up to the bell master or someone up here. And from time to time, we will take the time to read a written question also. Se invece ci sentiamo troppo timidi per salire qui, possiamo scrivere la nostra domanda su un pezzo di carta e passarla qui davanti. Di tanto in tanto verranno lette. So dear friends, if you have a question, please make your way up here to the chair. E quindi cari amici, se qualcuno ha una domanda, per favore iniziate a venire qui davanti alla sedia. And every time before we ask a question, we will listen to the sound of the bell. So come back to your breathing. Prima di fare una domanda, torneremo alla nostra respirazione, inviteremo un suono di campana. So to start off the session, we will listen to three sounds of the bell. Take this moment to just be with the in-breath and the out-breath. We don't have to think. Just ride the in-breath in and out as it brings our mind home to our body. Per iniziare ascolteremo tre suoni di campana e siamo invitati a semplicemente tornare alla respirazione e lasciare che accompagni il corpo e la mente insieme. Dear community, today is May the 3rd in the year 2018, and we are in our Italian retreat. We are in the Upper Hamlet.
Cara comunità, oggi è il 3 maggio e siamo qui nella grande sala di meditazione ad Upper Hamlet per il ritiro italiano. And this is the first question of today's Q&A. E questa è la prima domanda di questa sessione di oggi. Dear community, dear brother and sisters, caro sangha, cari fratelli e sorelle, I cannot feel my hand. Non riesco a sentirmi le mani. And I don't know where can I start. Non so da dove cominciare. Catching. Start with this Italian retreat. Some things come up. Qualcosa è venuto fuori in me durante questo ritiro italiano. It was deep sorrow, slept very, very long time in my mind. Era nella mia mente in profondità da tanto tempo. I also lived with my grandmother for a long time with my parents. Ho vissuto con mia madre e i miei nonni per tanto tempo. And I had some conflict in my family. E ho un complesso nella mia famiglia. And one day she had to leave my family. And that was almost 10 years ago. And then I only visited her for twice. After she left, and my last visiting to her was 8 years ago. And that time, I met my grandmother, who cannot recognize me as her granddaughter. She had Alzheimer's during the time, and I didn't have a courage to meet her once again. And she passed away 2 years ago. Ho avuto modo di incontrare mia nonna negli ultimi 10 anni poche volte. Nel frattempo si è ammalata di Alzheimer. E quindi quando l'ho vista l'ultima volta, prima che ci lasciasse, non mi ha riconosciuto. And being here in Plum Village, I could have a chance to meet her in every cell in my body. And I realized I had a lot, like 6 years to could meet her. I could hold her voice, or maybe I could visit her, but I cannot make myself that courage in my life. And when I touched that, the other things came to me. That was my mother. She's still arrive in Korea now. But I wasn't present for a long, long time, almost 10 years, in my family.
I cannot present with myself also. I just cannot be there. And now I know I still have a chance to say something to my mother. Oltre a questi rimpianti che sento verso la relazione con mia nonna, anche verso mia mamma sento la stessa cosa. Per fortuna lei è ancora viva, però riconosco che negli ultimi 10 anni non sono riuscito a essere presente per me stessa e quindi nemmeno per la mia famiglia. E adesso che sono qui a Plum Village mi accorgo che piano piano posso ritrovare il modo di riconnettermi con la mia famiglia. Yes, my question is, could be, how can I say to my mother, like, I also met my mother, who lost her mother when she was 28 years old, and getting through her deepest suffering, maybe. Like, I really, really do like to say, Mom, I'm here in Plum Village, in France. I'm here in France, but every day, each every moment, I always meet you in every cell of my body. And I also met your mother, my grandmother. And when I touch that, like every cell of my body, it's shining, very glad. Mom, I'm here for you. I'm here to listen. I really, really need some support or encouragement through this whole from this Plum Village, this energy, and brothers and sisters. Thank you. E quindi la domanda è come posso fare a spiegare a mia mamma, a riconnettermi con la mia famiglia, con mia mamma, e a spiegare il processo che sto attraversando qui a Plum Village e a spiegare il fatto che pur essendo qui fisicamente lontana da lei, però in ogni cellula del mio corpo la sento viva in me. E quindi vorrei avere del supporto su questa domanda. Grazie. Dear Thay, dear brothers and sisters, dear friends, dear friend. Caro Thay, cari fratelli e sorelle, benvenuti. How can we have the courage, it's the question, to go and communicate with a loved one? Come possiamo trovare il coraggio di comunicare con una persona che amiamo? If you want to communicate with our loved ones or others, first we have to be able to communicate with ourselves. Se vogliamo comunicare con le persone che amiamo, prima dobbiamo incominciare a imparare a comunicare con noi stessi. To connect with ourselves. E collegarci con noi stessi.
When we practice coming back to ourselves, bringing our mind home to our body, with the sound of the bell or with every step we make, we find some calm and some stability. Quando pratichiamo il tornare a noi stessi, riportare la mente e il corpo insieme, quando ascoltiamo il suono della campana o camminiamo, riusciamo a trovare calma e pace. And when we are calm, we can see clearly. E quando siamo più calmi, riusciamo a osservare le cose più chiaramente. And you have already seen something clearly. E tu hai già visto qualcosa più chiaramente. You have been practicing and you have looked into your relationships and the relationships within your family. E grazie alla pratica sei riuscita a guardare più in profondità nella relazione con la tua famiglia. You had 6 years to communicate with your grandmother to go and see her. E hai avuto 6 anni per comunicare con tua nonna per andare a vederla. Yeah. And you regret you did not go and see her. E rimpiangi di non averlo fatto. We can learn something from a regret. Ma anche da un rimpianto possiamo imparare qualcosa. We have learned that there is impermanence. E abbiamo imparato a avere fiducia nell'impermanenza. And that will help us not to leave until tomorrow what we can do today. E questo ci aiuterà a non rimandare a domani ciò che possiamo fare oggi. It gives us also the courage. It gives us courage. E ci dà anche coraggio. It gives us courage to look deeply and to find compassion in our heart. Coraggio di guardare più in profondità e trovare la compassione nei nostri cuori. Compassion for ourselves that in this case we didn't do something that now we see we would have liked to do. Compassione per noi stessi, perché vediamo che non siamo riusciti a fare una cosa che avremmo voluto fare. And it will help us not to do the same again with other beloved ones. E in questo modo riusciremo a non ripetere questo errore con altre persone a cui vogliamo bene. So embracing ourselves with compassion, not being caught in a regret, allows us to do things in a different way. Quindi offrirci questa compassione ci dà l'occasione di fare cose in un modo diverso. To go to your mother or to phone her or Skype. Di andare da tua mamma o chiamarla. And to be truly present. E offrirle veramente la tua presenza. To listen to her, to be there for her. Di ascoltarla e essere lì per lei. We don't necessarily need to say I am here for you. The important thing is to be truly there for our beloved ones. Non è necessario che noi diciamo a parole sono qui per te, ma ciò che è essenziale è di essere veramente lì. To listen, maybe to ask a few questions. Possiamo ascoltare, possiamo anche fare delle domande. Like, dear mom, I know your mother, our grandmother, has already passed away. How is it for you? Ad esempio, cara mamma, so che
tua mamma è già morta, e come ci si sente? How do you feel? It maybe it's the first time. How do you feel? You ask your mother, how do you feel? Maybe it's the first time that somebody asked this, and maybe it's the first time your mother will be able to share maybe her pain, maybe her sadness. E forse questa potrebbe essere la prima volta che qualcuno ha fatto questa domanda a tua madre. And if you're able to truly be there and just listen, truly listen, then your mother will feel healing by being listened to. You don't need to do anything else. E se siamo capaci di offrire la nostra presenza e semplicemente ascoltare, tua madre proverà guarigione. Thay taught us that it is not about never to make a mistake, but it's about learning something from our past experience. Thay ci ha insegnato che la pratica non consiste nel non fare mai degli errori, ma dall'essere consapevoli quando li facciamo, e così da imparare qualcosa. And this is healing for ourselves and healing for others. E questo porta guarigione a noi stessi e agli altri. Dear Thay, dear friends. Ah, scusate. Caro Thay, cari amici. Dear Thay, dear friends. Volevo. Parlatemi del maestro interiore. Parlatemi del maestro interiore. Come riconoscerlo sempre meglio. A volte è una voce chiara, rombante nel cuore che arriva, a volte invece tanto confusa. E... Okay. Can you please talk to me about the inner teacher? So sometimes the voice of an inner teacher can be thundering and extremely clear. Other times it's very confused. This is the question. Caro Thay, dear Thay, cara comunità, vorrei dire che per me è veramente una cosa bellissima essere qui insieme a voi e con i miei maestri. Io non sono un maestro, sono un praticante. I'd like to share that for me, this is a beautiful experience to be here together with my teachers. I'm not a teacher, I'm a practitioner. Sì, sono molto felice di essere
Qui con voi, per me è sempre stato un sogno vedere Pran Village piena di italiani. Yes, I'm so happy to be here. My dream has always been to see Pran Village full of Italians. Ecco, vorrei condividere una cosa sul maestro interiore. Io ne ho scoperto uno piccolino e vorrei condividere con voi. I'd like to share a little bit about the inner teacher. I've discovered a very little one inside of me. Ma funziona. But it works. Il mio maestro interiore è la stanchezza. My inner teacher is my fatigue, my tiredness. La stanchezza, non la stanchezza quella bella di quando si fa una camminata lunga, si fa uno sport che ci si sente pieni di energia, ma per capirci la stanchezza di quando sto due ore davanti al computer. It's not that tiredness that I feel after I've walked for a long time and I feel full of energy actually. It's that draining feeling I have after I've been in front of the computer for a long time. Ho la sensazione di della fretta, cioè di non essere a casa, non essere qui, essere come separato. And it's that hurriedness I feel of not being at home. I feel separate. C'è una canzone spagnola, c'è una poesia, è una poesia spagnola che dice: non correre, non correre, perché il bambino che ti porti dietro non può seguire i tuoi passi. There are lines of a Spanish poem that say, don't run, don't run. The child behind you can't keep up with you. Questa sensazione di rincorrere qualcosa o di essere inseguiti da qualcosa, una stanchezza che diventa a volte profonda. So it's this feeling of running after something or being chased by something. Ecco, questa stanchezza o anche che a volte anche solo un sottile disagio mi aiuta a fermarmi. Even when I have this a subtle uneasiness, this feeling helps me stop. Non so se avete mai fatto il cammino di Compostela, è molto ben segnalato con molta chiarezza. E quando però ci si sbaglia, si va dall'altra parte, dopo un po', dopo 50 metri, c'è una bella croce che ti dice torna indietro. I don't know if any of you have walked the Camino di Santiago, the pilgrimage to Santiago, but the way, the trail is very well marked. And if you make a mistake and you go off the trail, very kindly, about 50 meters down the wrong path, there's a big X that says go back. Ed è molto utile, molto utile. E questo disagio, questa stanchezza ci può aiutare tantissimo, mi aiuta moltissimo. Ad esempio, se io in questo momento, in questo istante, vorrei che tutti voi pensaste che sono il monaco più illuminato di Genova, almeno. So these signs are very helpful, and this tiredness is very helpful. So let's say for a second you have this idea that I'm the most enlightened monk of Genova. Allora il mio corpo inizia a torcersi, inizia a tendersi, inizia a sentire una tensione che assomiglia un po' al nuotare controcorrente. And if I'm very, very in tune, I can feel my body start to curl up and cramp.
Voglio qualcosa, voglio sembrare, voglio, c'è qualcosa che non posso riposare qui, non posso stare qui. I feel this kind of desire. Suddenly I want something, I want to get somewhere. Non posso essere una cosa sola con la vita, con le cose, riposare, E ancora più della sensazione del riposo, naturalmente sentirmi a mio agio è il mio spirito guida, ma ancora di più è il non sentirmi a mio agio. And so I can't really dwell here. I can't be in the present moment, and I most certainly cannot feel at ease. E allora questo paziente riconoscere, questo paziente ritornare a casa, che è anche il titolo del nostro ritiro, continuamente ritornare a casa, scopro di non essere a casa e ritorno con grande pazienza. E che cosa mi aiuta? Il corpo, le sensazioni. And so the real work is this constant and patient returning home, which is the theme of our retreat. Coming back home, and the signs that are available to us are our body and our feelings. È proprio per questo che la nostra pratica è l'inizio e la fine della nostra pratica è abitare il corpo, essere interi. E questo, in questo ci aiutano tanti amici, tra cui il privilegiato della nostra tradizione è il respiro. And so both the beginning and the end of our practice is to be in touch with our body. This is the feeling of wholeness, and above all is the protagonist of our practice. It's our breath. Personalmente le sensazioni che mi aiutano di più sono quelle di disagio, nel senso che mi aiutano a tornare a casa. Sono un po' come la croce nel sentiero di Santiago che mi dice dov'è che stai andando, cos'è che vuoi, cosa cerchi di dimostrare, cosa cerchi di essere, perché stai nuotando controcorrente. And so the most helpful thing is my uneasiness. It's these signs on, they're like the signs on the Camino di Santiago, in which I read, where are you going? What exactly are you doing here? And it feels a lot like swimming against the current. Ecco, per me questo è lo spirito guida e anche l'allenamento per avere questa sensibilità. Cioè per riconoscere le sensazioni di agio e di disagio. And so this is the guiding spirit. It's also a training in sensitivity, and it's also the practice of coming back. Grazie. Thank you. Dear friends, this is a very good question because this is something that all of us will question ourselves when we go back out of Plum Village. Cari amici, questa è un'ottima domanda. Tutti noi quando lasceremo Plum Village ce la faremo prima o poi. What is happening here when you arrive in Plum Village and in a spiritual community? There is a seed, we call it a seed of awakening, that is being touched. Ciò che succede quando passiamo del tempo qui è che i semi di ciò che noi chiamiamo semi a Plum Village di illuminazione, di risveglio, sono toccati, sono risvegliati. And this seed of awakening has many forms and it gives out a lot of energy. For example, when we understand how to bring ourselves home to the body, how to be mindful, that is watering that seed of awakening in us.
E questo seme di risveglio ci dà tanta energia. E ogni volta che ci ricordiamo o capiamo un po' meglio come tornare a casa, come tornare al respiro, lo facciamo crescere un po' di più. And teachers can only offer us the insights from their experiences. E ciò che un maestro può fare è di offrirci le sue comprensioni profonde, le sue esperienze. But it is you that have to put into practice. I cannot practice for you, but I can show you by example. Ma alla fine dei conti, colui che deve praticare è lo studente. E l'insegnante può solamente mostrarci con il suo esempio. And when we are in a community like this, we have the great fortunes of seeing many teachers in many different forms. E vivendo qui a Plum Village, abbiamo la fortuna di avere intorno a noi tanti insegnanti diversi che ci insegnano in tante forme diverse. And one of the teachers that you can bring home with you and you can always trust in is your in-breath and your out-breath. E uno di questi insegnanti lo potete portare a casa con voi ed è l'ispirazione e l'espirazione. No matter where you go, you always have to breathe. Non importa dove vi trovate, dovrete sempre respirare. And especially what we learn here is when we are lost in confusion or we are being carried away by our emotion, we have to come back to take refuge in our breathing. E quindi ciò che impariamo qui è di ritornare al respiro non appena ci accorgiamo di esserci fatti trasportare dalle nostre emozioni. And our breathing at that moment can be the best teacher for us. It will tell us what to do and what not to do. E in quel momento il respiro sarà l'insegnante migliore per noi e ci guiderà, ci indicherà cosa fare e cosa non fare. And the more we have this practice, the more we gain understanding for our own suffering and our own happiness. E più continuiamo a praticare e più raggiungiamo, più comprendiamo maggiormente la nostra sofferenza e la nostra felicità. So our teacher inside of us also grows as part of our spiritual journey. E quindi l'insegnante che si trova dentro di noi continua a crescere con noi durante questo percorso. And community is very important because in community we have the chance to look and reflect together and not be caught in our own views. E anche avere una comunità è molto importante perché ci può aiutare a non rimanere bloccati nei nostri punti di vista personali. When you are not open anymore and you become more narrow, that means your teacher inside of you stop growing. E quando riconosciamo di essere più chiusi, significa che questo maestro interiore sta, anche lui si sta chiudendo. So the practice should be able to give us stability, give us peace, but at the same time allow us to be open. E quindi la pratica ci dà pace, ci dà stabilità, però allo stesso tempo ci permette di essere aperti. Only with openness then you can receive more and you can continue to grow. E solamente grazie a questa apertura possiamo continuare a ricevere insegnamenti e possiamo continuare a crescere. So this teacher, this seed of awakening, this mindfulness inside of you is present, is alive, and the question is how do you keep it in your daily life? Quindi questo maestro interiore
è presente dentro di noi senza dubbio, e la domanda è come possiamo mantenerlo vivo e nutrirlo nella nostra vita di tutti i giorni. That's why when we go back home, we call this the art of mindful living. We have to be mindful in how we choose when to practice in our daily life. Ed è questo che noi chiamiamo l'arte della vita consapevole, che è ciò che pratichiamo quando torniamo a casa, cioè come applicare la pratica nella vita di tutti i giorni. I'm positive that after this experience we want to go home and make our life more mindful. That's the intention. E io so per certo che l'intenzione di tutti noi quando lasciamo Plum Village è di portare più consapevolezza nella nostra vita. But reality will hit us in many forms. Ma la realtà ci colpirà da ogni direzione. And the first reality is excuses. E la prima forma di questa realtà sarà le scuse. And so to be a teacher of yourself, we can tell ourselves every day before we start the day, don't be too ambitious, start with just 5 or 10 minutes of mindful breathing. E quindi un buon modo per iniziare è di non esagerare quando ritorniamo, di non essere troppo ambiziosi, ma magari iniziare con 5-10 minuti di meditazione. Or if you have to walk a lot to work, you have to commute a lot, you choose a distance from here to that bus stop. For those that distant, I will practice mindful walking. Oppure se per esempio ogni giorno andate a prendere l'autobus o la metro e decidete che per questa piccola distanza praticherò ogni giorno la meditazione camminata. And then after that go with society, because if you become too ambitious with your own plan and you fail, then you are putting too much pressure on yourself. Perché se mettiamo troppa pressione su noi stessi, rischiamo di spingerci troppo e alla fine di fallire. So that is why in Plum Village everything that we are applying in this retreat is all called applied Buddhism. Everything we learn can be put into our daily life. Ed è per questo che qui a Plum Village tutto ciò che studiamo si chiama buddismo applicato, perché tutto quello che facciamo qui può essere applicato nella nostra vita di tutti i giorni. And that's when you go home, then you see, where can I apply mindfulness in my daily life? E quindi quando torniamo a casa ci dobbiamo chiedere come posso applicare la consapevolezza nella mia vita. And then from time to time your spiritual gas tank is low. E di tanto in tanto il nostro carburante spirituale sarà un po' basso. And you come back to Plum Village. E quello è il momento di tornare a Plum Village. Sometimes that's what we call taking refuge in the community. Questo è ciò che noi chiamiamo prendere rifugio in una comunità. And we see we are very fortunate that we don't have to walk this path alone. E ci rendiamo conto di essere molto fortunati perché non dobbiamo camminare in questo sentiero da soli. So you have your inner teacher, but what is more important is spiritual friends. E quindi abbiamo questo insegnante interiore, però ciò che è ancora più importante sono i nostri amici spirituali. Sometimes you don't listen to your parents or your teachers, but you will listen to your friends. A volte non riusciamo ad ascoltare i nostri maestri, i nostri genitori, però magari riusciremo ad ascoltare i nostri amici. So also find spiritual friends who can nourish your inner teacher. È per questo che è importante trovare amici spirituali
che possano nutrire il nostro maestro interiore. Thank you very much. Caro Tai, caro Sangha, la mia domanda è, riguarda l'equanimità e la discriminazione. Dear Tai, dear Sangha, my question is about discrimination and equanimity. Perché ho riconosciuto che i valori che si praticano qui, come i cinque addestramenti, per me sono stati molto preziosi. I recognize that the five mindfulness trainings have been very precious for me. E io ho voluto mettere impegno nel cercare di praticarli il meglio possibile. And I do my best to put them into practice. Però mi accorgo di essere stata, di aver avuto una visione troppo rigida e quindi avere imposto le mie scelte, la mia visione anche in famiglia, ai miei figli. And so I realize that my practice has been a bit too rigid and I feel like I've forced my decisions onto my family. E quindi si è creata distanza con il mio figlio, ad esempio per il mangiare carne. And so it's created a separateness with my son, for example around eating meat. E la stessa cosa anche nella mia famiglia di origine con il mio babbo, perché quando ci vuole invitare a pranzo, per esempio, per lui è difficile rinunciare alla carne, quindi stiamo chiedendo qualcosa che lui non lo vuole fare. And it's also difficult for my dad when he invites us for lunch. For him it's very normal to eat meat, and when we don't, we're asking him to do something that's really very difficult. Allora adesso ecco, sto capendo che appunto questa è una pratica personale. Però la mia richiesta è appunto come riuscire a rimanere equanimi, come riuscire ad accogliere totalmente l'altro anche quando fa una cosa che va contro i tuoi valori, come può essere per esempio fare amicizia con un amico che ha l'abitudine di andare a caccia, per esempio, ecco. So my question is, how can we remain equanimous and maintain relationships with people who make relationships and live lives that we simply don't agree with? For example, how do I make friends with somebody who goes hunting? E quindi capire come accogliere queste differenze. Sì, ho bisogno di istruzioni per questo. Yeah, so about these differences, I'd like to ask instructions as to how to do this. Thank you. Dear Tai, dear Sangha, dear friend, I think we all want to live happily and have harmonious relationships. Credo che tutti noi abbiamo il desiderio di essere felici e avere relazioni armoniose. And when we practice the five mindfulness trainings, they can help us sustain
loving and peaceful relationships. E praticare i cinque addestramenti alla consapevolezza ci può aiutare a creare relazioni armoniose. The question is very often, how do I interpret the mindfulness trainings? E quindi una domanda che spesso riceviamo è: come possiamo interpretare i cinque addestramenti? So, for example, when your family offers meat, or your friends will cook a meal, or your son wishes to eat something different from what you are practicing? Ad esempio, quando i nostri amici ci offrono un pasto con la carne, oppure nostro figlio vuole mangiare carne. So we have to have a decision. We make a decision inside of us. What is the best thing right now? E allora in quel momento dobbiamo prendere una decisione dentro noi stessi e pensare qual è la cosa migliore da fare in questo momento. You did not go and buy the meat. You did not kill the animal. Tu non hai comprato la carne, tu non hai ucciso quell'animale. And someone offers you a meal and you don't eat meat. E qualcuno vi offre un pasto e voi non mangiate carne. Some time ago, I believe it was Thai, was asked a similar question. E credo che qualche tempo fa anche a Thai venne fatta la stessa domanda. And part of his answer was for us to feel gratitude in our heart. E una delle sue risposte fu di generare un sentimento di gratitudine nel nostro cuore. So we send our love and compassion to the animal that gave its life. E mandiamo la nostra energia di amore e compassione all'animale che ha dato la sua vita. And we also feel that the person who cooked the meal for us offered their love in their way of expressing their love. E possiamo anche vedere che anche la persona che ha cucinato questo pasto ci sta offrendo in qualche modo il suo amore. And then finally, I believe Thay said, you can eat the meat, but just a little. E alla fine Thay ha suggerito, possiamo mangiare la carne, ma solo un po'. And then when you prepare your lunch or are cooking for other members of the family, who also want to reduce the amount of meat or reduce the amount of protein that comes from killing animals, you can continue to keep your values as you practice vegetarian, being vegetarian. E poi quando capiterà a noi di dover cucinare un pasto e offrirlo a qualcuno che ha i nostri stessi valori e vuole ridurre il consumo di carne, allora lì possiamo seguire ciò che crediamo giusto. So as I see it, it's helpful to understand the situation in which the possibility or the request of eating differently from your values, to understand which is the right action, and that we don't have to be very strict all the time. E quindi, secondo me, dobbiamo cercare di capire più in profondità la situazione e non applicare le regole in modo ferreo. And also for your personal practice, you can practice the mindfulness trainings in a deep way that is best for you,
and still accepting the needs of other family members and maybe even your son. E quando pratichiamo i cinque addestramenti, quando lo facciamo in un modo profondo, riusciamo ad accettare anche i bisogni degli altri, di, come nostro figlio, per esempio. If your son sees that mamma has peace in her heart and smiles, even when he says, I want hamburger, then that will impress him. He'll remember how you look when he asked for that. E se riusciamo a offrire un sorriso e rimanere positivi anche quando nostro figlio ci chiede di mangiare carne, sicuramente lui verrà influenzato dal nostro modo di comportarci. So, in conclusion, I think it's a matter of keeping our commitment to practice the trainings the best that we can, and at the same time maintaining our harmonious relationships with family and friends, and it's not always easy. Quindi per concludere, la sfida è di praticare gli addestramenti, ma allo stesso tempo mantenere relazioni armoniose con tutti i nostri amici e parenti, anche coloro che non praticano. But it's possible. Ma è possibile. And dear friend, before you ask your question, we'll read from one of the questions first. Caro amico, prima di ricevere la sua domanda, leggeremo una risposta, una domanda scritta. Here is the written question. Dear Thay, dear sisters and brothers, dear friends, I have the desire to start a sangha. Are there certain requisites, certain things I have to know to start a sangha in the tradition of Thay? La domanda è... Vorrei aprire un sangha nella tradizione di Thay. Vorrei sapere se ci sono dei requisiti, delle condizioni per farlo. And secondly, where do I turn to for advice and assistance, help in this process of starting a sangha? And how to keep it open, joyful and inclusive. Thank you. A chi posso rivolgermi per avere aiuto in questo processo di aprire il sangha? Come posso fare a mantenere il sangha aperto e gioioso? Sister Gina, you can start. Brother Phapban has a lot of experience. Brother Phapban sperimenta moltissimo. Caro Thay, caro Sangha, appunto. Io nella mia esperienza sono stato molto fortunato perché il Sangha di Genova è iniziato nel 93, insomma, e devo dire che c'è stata sempre un'armonia bellissima, anche nei momenti intensi, anche nei momenti in cui eravamo teste completamente diverse.
e avevamo opinioni diverse se fare o non fare la condivisione, ad esempio. Dear Thay, dear Sangha, I have to say that I've been extremely lucky. The Sangha in Genoa began in 1993, and it's always been kind of characterized by enormous harmony, even in our intense moments, even when we are even questioned what to share about and what not to share about. E eravamo tutte teste dure, eh? Non è che eravamo tutti bravini, tutti. We're all quite headstrong. We're not good and nice and meek. È stato un processo molto bello. Poi la comunità italiana, che a poco è nata in Italia, e tanti sono qui. È stato di nuovo un processo bellissimo, e di nuovo molte teste dure. So the whole process of Genoa has been very beautiful. And then over the years the Italian community has grown, and he hesitated, and he said, and here too we have many headstrong people. E ci sono stati tanti frutti, uno è il centro di Avalokita in Italia, e poi diciamo anche l'armonia che c'è nel sangue italiano è un grande frutto. We have many fruits. For example, we have the center led by lay people, Avalokita, and then I'd say that our sangha in general is very harmonious. E per me, ad esempio, non si inizia un sangha. And in my opinion, we don't start a sangha. Il sangha succede. The sangha just happens. E a me sembra che se io sentissi, tornassi a casa e nella mia città non ci fosse un gruppo di amici che già pratica, che già si incontra, per prima cosa prenderei un treno, prenderei la macchina e andrei a scoprire nella città più vicina come fanno gli altri, come stanno insieme, come si incontrano. And so if I were to return to my hometown and to see that there are no friends who get together to meet and practice, I'd get in the car or take a train to the next town where I know people are practicing, and to see how they get along together, how they practice together. E con questa esperienza poi potrei tornare nel luogo dove vivo e invitare alcuni amici poco a poco a incontrarsi. Io quello che ho notato aiuta molto è proprio questa trasmissione concreta. And so based on this experience, I'd invite a friend or two or more to start practicing together, but this experience is something very concrete and it's a transmission. Poi scusatemi la franchezza, credo che occorre veramente guardare perché io desidero un sangha, perché andare profondamente in questa che a volte è una sete forte, è un'intuizione, come tante persone hanno avuto in questo ritiro, che bisogna assolutamente, per il mio stare bene, occorre che io dia continuità alla pratica. And so please excuse the frankness with which I say this, but we really must look deeply as to the motivations for which we'd like to start a sangha. And we may discover that it's a thirst and a real need to continue the experience we've had here.
E credo che accade molto naturalmente, ricevendo l'imprinting da una situazione di sangha, poi portarla nel luogo dove viviamo. E ad esempio si possono invitare, abbiamo tanti insegnanti di Dharma, tanti membri dell'ordine dell'interesse che hanno esperienza, o comunque persone che hanno un'esperienza nella pratica, possiamo invitarle per dare come un imprinting al primo incontro, ai primi incontri. And so one thing that can happen, one thing that truly happens is that there's a process of imprinting. And so based on the process that we've been imprinted with, we go on and we continue, we repeat that experience. And so one wonderful thing to do is to invite a Dharma teacher or a member of the Order of Interbeing to come and facilitate and help process begin. Credo che una cosa importante sia proprio scoprire in me perché ad esempio me lo sono chiesto stamattina perché vado a parlare di fronte agli altri, no? Perché sto facendo quello che sto facendo, perché desidero un sangha nella mia città e lasciare andare tutto quello che c'è in più. Avere proprio il coraggio di lasciare andare, tutti vogliamo essere un po' magari quelli bravi, quelli capetti, quelli che sono alla campana, c'è questo semino, c'è in tutti noi, lasciare andare tutto quello che è inutile e tornare a questo spirito di servizio, di stare insieme, scoprire insieme, esplorare insieme. And so I repeat this real need to discover the motivations behind which we would like to begin a sangha. And this morning I asked myself, why do I want to come and speak in front of everybody this morning? Why is it that I want to start a practice community in my hometown? And it's really important to let go of all that extra stuff, because inside of us there's always a little something that wants to be little boss, someone who's in charge. It's nice to let that go. Sì, credo che anche in questo caso sia proprio importante fluire con le cose, cioè dare alle cose il loro tempo, anche al sangha, essere anche capaci di aspettare e, ad esempio, partecipare a ritiri, partecipare ad altri sangha per crescere proprio in questa esperienza, e poi diventerà naturale, un sangha si manifesterà naturalmente nella nostra città. Ed è bellissimo, è veramente un grande regalo. Io vorrei dire che all'inizio sono venuto qui giovane e quando Tai parlava del sangha proprio non mi interessava. Io ero interessato solamente a scoprire come avere a che fare con la mia sofferenza e come essere felice. And so it's really it's really important just to simply enter into the experience and participate in retreats, days of mindfulness, meetings, and let that happen. And then the blossoming of a sangha is something that will spontaneously occur. And I'd also like to share that when I came here, when I was young, a young man, I was a bit impatient with Tai when he'd talk about the sangha, because actually all I was interested in was dealing with my own suffering. And my happiness. And my happiness. e poi ho scoperto poco a poco quanto è importante fare le cose insieme. Ad esempio, e questa scoperta continua. Ad esempio, io ho passato alcuni anni in cui non sono stato qui a Plum Village e ora sono
sto tornando, sono tornato e sento come è preziosa e come è fondamentale. Ho visto tanti amici praticare da soli a casa e perdersi. Magari iniziano idee, no? Non si confrontano con gli altri, col voglio la condivisione, no? voglio fare più meditazione seduta. E questa è la bellezza anche di fare le cose insieme. Noi nel sangue italiano abbiamo imparato per forza a comunicare, eppure eravamo una selva di teste dure e un boschetto di teste dure che, come dice Tai, i bastoncini con cui mangiamo, i legnetti con cui si mangia, no? Del ristorante cinese, si puliscono, come si dice, sfregandoli, e noi ci siamo puliti. C'è ancora magari un pochino da lavorare, proprio stando insieme, facendo le cose insieme. Non per niente poi le cose si sono manifestate, cose concrete, i ritiri di Tai, il centro, tante cose, e il fatto di essere qui insieme. Sorry. So for me, it's been a discovery to reevaluate the joy of doing things together. And I've seen in myself, and I've seen in others, that at a certain point we kind of have different ideas and say, well, I want to do a little more sitting meditation. I want to do things my way, and a tendency to isolate ourselves and to do things alone grows. And in my own experience, I stepped back and spent a period away from the Sangha. And at the moment, I am returning. I am here now. And what I see is that there's an enormous joy of doing things together. And I also see the difficulty when one is alone, in which we really don't enter into any kind of exchange with anyone else. And there's a risk involved in that. But as a Sangha, we're a bit like chopsticks. And the right way of cleaning chopsticks is to put the bundle together and to rub it. And then the chopsticks become very clean. And the Italian Sangha is a bunch of dirty chopsticks. we are a jungle of headstrong people. And it's really, and I imagine Tai when I say this, and it's so important for us to really connect and practice together and to generate that joy of brotherhood and sisterhood. And dear Sangha, thank you, Brother Phapbang. His sharing is in his everyday experience with the community in Italy. Grazie, fratello Phapbang. La sua condivisione è molto vera, riguarda la sua esperienza di vita giornaliera col Sangha italiano. I'm also a Sangha builder, so I want to share some experiences. Anche io sono un costruttore di sangha e quindi vorrei condividere la mia esperienza. The first thing to understand is a sangha means a community of practice. La prima cosa che dobbiamo capire è che sangha significa comunità di pratica. And it is also a spiritual refuge. E allo stesso tempo un rifugio spirituale. And for the community to be a refuge, it has to have a foundation. E per diventare rifugio la comunità deve avere delle fondamenta solide.
And Plum Village, we do have a very concrete foundation of practice. E a Plum Village abbiamo delle fondamenta molto concrete basate sulla pratica. Our daily spiritual food is sitting meditation, walking meditation, total relaxation. Il nostro cibo quotidiano è spirituale. Consiste nella meditazione seduta, meditazione camminata, rilassamento profondo. Watering the good seeds by the Dharma rain, Dharma talks. Lasciare che la pioggia del Dharma, cioè i Dharma talk, ci annaffino i giusti semi. Dharma sharing, to hear and to experience and to learn from one another's practice. E condivisioni di Dharma che ci aiutano a ascoltarci e capirci. So those are the some of the very concrete practices that we can apply in our sangha to have a practice. E queste sono delle pratiche molto concrete che possiamo portare nel nostro sangha. And there's also the element of harmony. Harmony is very important. Yeah. C'è anche l'elemento dell'armonia, che è molto importante. And this we can learn from one another's practice by different sangha members. I don't want to go into detail about that. Come avere armonia? Possiamo impararlo osservando altri membri del sangha. As a monastic, we have four elements that we train in, and I think as a lay practitioner, especially OI member, we can apply it in our daily life too. E noi monaci abbiamo quattro elementi che coltiviamo giornalmente, e credo che anche da membri dell'ordine dell'interessere o praticanti laici possiamo coltivare le stesse cose. The first element is our daily practice, the nourishment for our Dhamma body. Il primo elemento è la nostra pratica giornaliera, il nutrimento del nostro corpo del Dharma. The second element is continuing to learn the Dhamma. Il secondo elemento è continuare ad apprendere il Dharma. And that can be in a setting of a retreat, or nowadays we're very lucky, we can watch Thay's Dharma talk on YouTube. Questo lo possiamo fare andando a dei ritiri, oppure guardando discorsi di Dharma di Thay su YouTube. Also books are available for us. Oppure tramite i libri. And the third element is also to serve as a practitioner. There's that element of wanting to give back. Il terzo elemento è l'elemento del servizio, cioè il volere dare qualcosa indietro. And as a sangha we can organize many kind of things to do as a community in the form of service. E in un sangha possiamo organizzare tante cose che ci permettono di dare qualcosa in cambio, di offrire qualcosa. And the service shouldn't be seen as a job. E non dobbiamo approcciare il servizio come un lavoro. But that service is also nourishing our Dhamma body and our community. Ma come un altro tipo di nutrimento per il nostro corpo di Dharma e la nostra comunità. And the fourth element, very important. E il quarto elemento è molto importante. There has to be joy in the community, happiness. Dobbiamo avere gioia e felicità nella comunità. We have to take care of that, because if you don't have joy, then why are you here? E dobbiamo prendercene molta cura, perché se non siamo felici, allora perché stiamo qui, perché siamo insieme? You know, every year we have to organize a canoeing trip for the monks and nuns. Every year.
Per esempio, ogni anno organizziamo un viaggio, una escursione in canoa con tutti i monaci e le monache. Because that is something that brings joy to our daily life. Perché è qualcosa che ci porta tanta gioia nella nostra vita quotidiana. So the element of joy can also be translated into also our practice, our study and our service. If I don't have joy giving this talk, I wouldn't be here. E questa gioia possiamo provare a coltivarla anche negli altri elementi di cui abbiamo parlato, mentre serviamo, mentre studiamo e mentre pratichiamo. Ad esempio, se io non fossi felice, perché sarei qui a dare un discorso di Dharma? So these four elements, as a monastic, we always reflect on daily, are we nourishing them enough? E ogni giorno noi monaci ci facciamo questa domanda: stiamo nutrendo in modo corretto questi elementi? And as a community, from time to time, we can have a Dharma sharing to reflect which one are we nourishing daily, which one are we forgetting? E possiamo anche organizzare dei Dharma, delle condivisioni di Dharma con tutta la comunità, in cui possiamo parlare di come sta andando questa pratica, quali elementi stiamo nutrendo e quali invece stiamo trascurando. And we call that using the Sangha eye. E questo si chiama usare l'occhio del Sangha. And to ask for support, you know, we have many Italian brothers now in our community, pride for Italy. Abbiamo adesso tanti fratelli italiani nella nostra comunità, orgoglio italiano. And that means we come to Italy more. E questo significa che verremo più spesso in Italia. So we're very fortunate. So we have to see the good elements in our community and we make good use of it. Quindi dobbiamo vedere gli elementi positivi della nostra comunità e farne buon uso. And while you are here, make a Plum Village network. Connect with those who have sanghas so that you can ask. E mentre siete qui a Plum Village, potete cercare di costruire una rete di contatti di Plum Village, chiedere in chi ha un sangha, come praticate. So this is a spiritual family. And so also make good use of the spiritual network that we have here. Yeah. Perché questa è una famiglia spirituale e quindi sta a noi fare buon uso di questa rete di parenti. Last thing, remember there is no perfect sangha. L'ultima cosa da aggiungere, non esiste un sangha perfetto. That will save you from a lot of suffering. Questo vi risparmierà tanta sofferenza. That's the experience from our tears and sweat in Plum Village. E questo è il frutto dell'esperienza di lacrime e sudore qui a Plum Village. Because Thay sees the Sangha as a body and organism. Thay vede il Sangha come un organismo, come un corpo. So it's always growing. E quindi è sempre in crescita. Thank you very much. And this will be our last question today from our friend here. So let's listen to a sound of the bell and then we will listen to the question. Questa sarà l'ultima domanda che ascolteremo oggi, la prossima.
Cara Thay, caro Sangha, chiedo scusa in anticipo se la mia domanda sarà un po' lunga e avrà tanti quesiti, anche tanti elementi di confusione. Dear Thay, dear Sangha, I'd like to apologize in advance if my question is a bit long and has its own complexities. Io lavoro in una struttura che si occupa di accoglienza di varie persone in difficoltà, fra cui tossicodipendenti, disabili e ritardati mentali, decadimenti cognitivi, Alzheimer, eccetera. I work in a facility that welcomes a lot of people in difficulties, and this includes people who are addicted to drugs, people with developmental delays, people experiencing other mental disabilities like Alzheimer's. Oggi la tecnologia, la scienza ci mette a disposizione dei dispositivi che possono agire direttamente nel cervello attraverso elettrodi dentro o fuori dalla scatola cranica e che possono aiutare molte persone a guarire da queste malattie o comunque ad affrontarle meglio. So technology today, whether it's invasive, inserted against the skull or on the outside, these scientific and technological developments can really help a lot of people heal from these diseases. Gli scienziati nei loro laboratori stanno sperimentando dei caschetti di stimolazione transcranica che riproducono l'effetto della meditazione sul cervello. And so, for example, scientists are creating these caps that through electrostimulus induces a sort of meditative state. Per un verso penso che questo possa essere un grande beneficio per l'umanità. On the one hand, I think this is an enormous benefit for humanity. Ma al tempo stesso so che, per esempio, l'esercito degli Stati Uniti sta usando questa tecnologia per avere soldati che hanno maggiore calma mentale, maggiore presenza, maggiore lucidità e diventare ancora più efficienti sul campo di battaglia. And so, for example, certain military structures are using this technology in order to make their soldiers more effective in the battlefield. Allora penso che sempre più dovremmo confrontarci con tecnologie e ricerche scientifiche che in qualche modo mettono anche un po' in discussione le nostre convinzioni spirituali. And so I believe that we're facing scientific and technological developments that challenge our spiritual convictions. Io mi chiedo, per esempio, di fronte a una persona che ha difficoltà a fare meditazione, e sarebbe giusto o non giusto proporgli il caschetto dove schiacci il pulsante mindfulness? So my question is it right or not to put one of these caps on somebody's head and have them click on the mindfulness button? Altre tecnologie stanno agendo direttamente sul genoma. Ci sono delle cure, per esempio, sulla cecità che consistono nel modificare il DNA delle persone affette da questa malattia. So there's other research regarding the human genome. For example, we can intervene and alter people's tendencies towards blindness. Ecco. Mi chiedo se un domani uno scienziato mi chiedesse: diventa possibile mettere i geni di Thay nell'umanità? What if a scientist... Come mi comporterei? Che tipo di scelta dovrei fare io? What if a science were to approach us one day and say, why don't we implant Thay's genes into humankind? How do you respond to that? Io sono molto confuso rispetto a queste questioni e penso che in realtà, insomma, chi fa ricerca spirituale dovrebbe
dedicare maggiore attenzione anche alla ricerca scientifica. And so I'm very confused about these issues, and I would like people who do spiritual research to have a voice and to confront themselves with scientific research. Però vedo che oggi come oggi sembra che viaggiano su rette divergenti, la ricerca scientifica da una parte, la ricerca spirituale va da un'altra parte. So in my from what I can tell, it seems like scientific research and spiritual research are taking diametrically opposed paths. E sono molto preoccupato. Vorrei sentire da voi una parola di conforto. I'm worried, and I'd like to ask you for some comfort. Thank you. So, dear Sangha, dear friend, thank you for sharing your concern, the question you have. What I want to share is very short. I'm not an expert in the field of neuroscience, and even with the practice, though I have confidence. Ciò che voglio condividere è qualcosa di breve. Non sono un'esperta in neuroscienza. But I have confidence that with the spiritual practice of mindfulness as a way of life. Ma ho fiducia sulla pratica della consapevolezza. That we do with others, with sangha, with friends. Che facciamo con amici, con altre persone. That this aspect of mindfulness meditation has the human element. Che questa pratica di consapevolezza, di meditazione, contiene un elemento umano. And I think it's so important that we continue to nourish and maintain human connection. Credo che sia molto importante che continuiamo a nutrire connessioni umane. If we have only our device, our iPad, whatever, or the telephone, we are relating to a machine. Se abbiamo solamente dei apparecchi elettronici, iPad, eccetera, ci relazioniamo solamente con delle macchine. So, just from one point of view, the spiritual life and mindfulness practice will sustain the future generations to continue to have connection, to develop their compassion, their love, their understanding, and that's so important. E quindi io ho fiducia sul fatto che questa pratica continuerà a nutrire le generazioni future e nutrire la loro compassione e la connessione. So I would not try to stop the flow of science. I would not even consider trying to stop it, but instead trying to nourish and strengthen human connection that is kind and peaceful. Quindi io non cercherò di fermare il flusso della scienza, ma mi concentrerò sul nutrire, rafforzare le connessioni umane. I think at the beginning, a lot of people may share mindfulness as a tool. Credo che all'inizio, quando si inizia a parlare di consapevolezza, si può offrire come uno strumento. But when you practice real mindfulness, you understand that mindfulness is a path, it's a way of living. Ma quando iniziamo a praticare la consapevolezza ci rendiamo conto che è un cammino, un modo di vivere. Mindfulness is not a tool, it is a way of life.
Quindi la consapevolezza non è uno strumento, ma è un modo di vivere. And there is wrong mindfulness and there is right mindfulness. E ci sono retta ed errata consapevolezza. When you practice real mindfulness, you know that smoking is not good for you. Ad esempio, praticando la retta consapevolezza, sappiamo che fumare non ci fa bene. And when you have mindfulness, right mindfulness, it gives you the insight. As I smoke, I am harming my body, and it gives you the insight, the courage to learn to stop. Quindi praticando la retta consapevolezza, ad esempio mentre quando fumiamo, possiamo ottenere, possiamo avere questa comprensione più profonda del fatto che fumare ci fa male. E questo ci può dare la forza di smettere. Some people may say smoking is breathing. And that is bringing joy and bringing ease. Ad esempio qualcuno potrebbe dire che fumare è come respirare. And quindi, you can justify that as mindfulness. E lo potremmo giustificare dicendo è comunque consapevolezza. But that doesn't have the aspect of meditation, of stopping and looking deeply. Ma questo non ha i due elementi della vera consapevolezza, del fermarsi e il guardare in profondità. So our role as a community here is not to go out and say, ah, that is wrong mindfulness, that is wrong mindfulness, that is wrong mindfulness. Il nostro ruolo di comunità spirituale non è di andare fuori e indicare questo è errata consapevolezza, questo è errata consapevolezza, eccetera. But our role as a spiritual family who have listened to real Dharma, understand the practice, is to maintain this community alive. E il nostro ruolo di famiglia spirituale è di continuare a mantenere il vero Dharma vivo. And when there is a real practice, people will know the difference right away. E quando pratichiamo una vera pratica, ci accorgiamo subito della differenza. But who knows, maybe by the other sharings in the world, that might be their conditions to explore mindfulness much more and may lead them to a community of continuous practice. Comunque queste notizie sugli sviluppi tecnologici e la consapevolezza potrebbero essere delle porte che possono aiutare più persone a entrare in contatto con la consapevolezza. When I was in America, one of my friends said, now there's a lot of Mick mindfulness. Mick? Mick mindfulness, like McDonald? Mick mindfulness. Quindi quando ero in America, un mio amico mi ha detto che adesso c'è in giro tanta Mac consapevolezza, come McDonald's. And we, as a community, have to nourish ourselves so that we don't go into that direction. E noi come comunità dobbiamo stare attenti in modo da non andare in questa direzione. And in Plum Village we have also received many scientists and has also had friends who are in the realm of neurofeedback, etc. They have also done it on the monks and nuns here. E qui a Plum Village abbiamo ricevuto tanti scienziati e abbiamo anche ricevuto degli scienziati che hanno sperimentato proprio con gli elettrodi su noi monaci e monache qui a Plum Village. And we have to understand, you know, in the world, some people, they don't like the color of religion or spirituality. E dobbiamo accettare che delle persone nel mondo non a delle persone non piace, diciamo, il colore, la sfumatura della religione. But they may listen to scientists.
ma potrebbero preferire ascoltare la scienza. So that can be their window to the practice. E quindi la scienza può diventare una finestra sulla pratica. So we also as a community we remain open in that way to nourish ourselves and also to welcome many friends in different walks of life to the community. E quindi noi qui a Plum Village cerchiamo di rimanere aperti e ricevere tante persone qui che vengono da tanti diversi percorsi. And the best thing is the mindfulness pill is free. E la cosa più bella è che la pillola della consapevolezza è gratis. One in breath, one out breath. That's all it takes. Un'ispirazione, un'espirazione è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. But some people they don't like something free, they would rather pay. It's true, eh? Ma certe persone non vogliono avere qualcosa di gratis, di gratuito e quindi preferirebbero pagare. So don't be too concerned about outside or be more concerned about oneself, our community, if we are walking the path of right mindfulness. E quindi non ci preoccupiamo troppo di ciò che accade al di fuori, ma possiamo portare l'attenzione a noi stessi e chiederci se stiamo praticando la retta consapevolezza. Thank you, my friend. So, dear friends, thank you very much for coming and sharing with us your questions and also being open to listen to the sharings. E cari amici, grazie di essere venuti, di aver fatto le vostre domande e di essere stati aperti a ascoltare le nostre condivisioni. So, breathing in, I know there is only two more days of the retreat. Inspirando, sono cosciente che ci sono solo due giorni di ritiro. Breathing out, I want to enjoy every moment with this community. E quindi espirando voglio godermi ogni momento con questa comunità. Take care of this present moment, and then tomorrow you look back, I had a wonderful day yesterday, and you are building a beautiful past. E prendendoci cura del momento presente, domani ne possiamo gioire. E possiamo renderci conto che stiamo costruendo un bellissimo passato. And take care of this moment as you are building a beautiful future. E prendendoci cura di questo momento, stiamo anche costruendo un bellissimo futuro. So enjoy your day in the Upper Hamlet. Quindi godetevi la vostra giornata da Upper Hamlet.